La Vitrifrigo Arena ospita per il 12° anno, purtroppo non consecutivo a causa dell'interruzione della pandemia, l'edizione della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, una delle tante tappe di avvicinamento alla kermesse olimpica di Tokyo che inizierà fra poco più di 2 mesi. Presenti 38 nazioni, un record assoluto, proprio perché la tappa di Pesaro rappresenta l'ultima possibilità di qualificazione al torneo olimpico. Luca Pieri, presidente di Aspes SPA e di Farmacie Comunali, gongolante per la bellissima riuscita della 12ª edizione della Coppa del Mondo di Ritmica, organizzata nella sua Vitrifrigo Arena. Siamo molto contenti perché è l'evento internazionale che parte per primo in Italia, dal punto di vista proprio di tutti gli sport, per la nostra città e per il territorio. E segna la ripartenza anche della stagione turistica, portando insomma centinaia di persone nella nostra città, nelle nostre strutture ricettive, facendo partire realmente insomma la parte turistica del nostro territorio. E per noi è una soddisfazione doppia, perché il 12° anno di organizzazione di questa manifestazione ci ha fatto arrivare ai vertici mondiali proprio sotto il profilo organizzativo, e ci candideremo sicuramente altri 4 anni per la riorganizzazione. Pesaro, capitale della ginnastica, ormai un titolo consolidato. Sì, diciamo che i 12 anni di Coppa del Mondo hanno portato dietro tante altre manifestazioni altrettanto importanti, e è consolidato il fatto che in Italia siamo veramente la città della ginnastica sotto ogni profilo. E l'avere una struttura così imponente, importante, versatile e soprattutto bella fa sì che questo sport abbia trovato una casa veramente consolidata ormai nel tempo e riconosciuta da tutti. Anche perché la Federazione Ginnastica d'Italia ormai si fida ciecamente di venire a Pesaro. Sì, diciamo di sì, l'organizzazione da quello che ci viene detto è impeccabile ormai in tutte le sue parti. E la Federazione Ginnastica Italiana, soprattutto l'internazionale, ha scelto Pesaro. Speriamo, ci auguriamo insomma, che sceglierà Pesaro anche per i prossimi 4 anni di assegnazione di Coppa del Mondo. Paolo Porfiri, Deus ex machina della World Cup di Pesaro, giunta alla 12ª edizione, una grandissima soddisfazione, purtroppo privata dall'assenza di pubblico, ma premiata dall'adesione di tantissime nazioni, un record. Sì, beh, certo, il pubblico ci manca molto, speriamo che comunque ci stia seguendo sullo streaming TV della federazione, di YouTube, e domenica invece sulla 7. Sì, sono tante nazioni, soprattutto ci sono le migliori ginnaste del mondo, è una cosa che insomma non capita sempre, anche perché come ricordiamo qui ci saranno gli ultimi posti per la qualificazione olimpica delle individualiste, quindi abbiamo veramente il meglio del meglio della ginnastica ritmica mondiale. Dal punto di vista turistico sono stati riempiti gli alberghi aperti qui a Pesaro, quindi un'ulteriore soddisfazione per il comitato organizzatore. Sì, sì, diciamo che penso che li abbiamo quelli aperti riempiti tutti, e comunque ecco, un altro supporto per questo momento difficile per i nostri albergatori del litorale di Pesaro. La macchina organizzativa ovviamente rodatissima, ancora un bellissimo impegno per questo weekend. Sì, 12 anni che organizziamo questa Coppa del Mondo, doveva essere il 13°, ma purtroppo l'anno scorso è saltato. Sì, però le cose cambiano sempre, quindi comunque bisogna sempre migliorarsi, e non è detto che sia ancora tutto perfetto, insomma c'è margine di miglioramento, però penso che comunque, anche se non c'è il pubblico, sia comunque anche a livello di layout bellissimo e spettacolare in TV. Comunque il fatto che la Federazione Mondiale continui a venire a Pesaro dice tutto, insomma. Sì, noi abbiamo avuto questa Coppa del Mondo da 12 anni e nell'ultimo quadriennio è stata assegnata a tutto il quadriennio. So che si ripeterà probabilmente dopo le Olimpiadi questo sistema, e vedremo insomma ecco, che cosa succederà per il futuro.
coach, quali sono le atlete di punta che ambiranno la medaglia olimpica a Tokyo, perché possiamo proprio dirlo? La Federazione Ginnastica parteciperà a Tokyo non solo con la squadra nazionale, ma ben con due ginnaste individualiste. Tutte e due le ginnaste che porteremo a Tokyo saranno sicuramente competitive e la nostra ambizione è quella con le individualiste di entrare nella finale delle prime 10 ginnaste. Poi naturalmente è una gara unica nel suo genere, la finale olimpica, e quindi le porte sono aperte veramente per poter pensare di sognare e arrivare a una medaglia. Per quanto riguarda la squadra nazionale, è una squadra titolata, una tradizione veramente importante quella dell'Italia, e si va a Tokyo per anche lì sognare e per raggiungere una medaglia importante. La concorrenza è veramente agguerrita e quindi sarà anche quello il momento proprio della competizione che determinerà chi è più forte. Qui a Pesaro sono le prove generali della rassegna olimpica e ci sono praticamente tutte le più forti avversarie. Da esterna, un suo giudizio su questa bolla organizzativa di Pesaro? Eccezionale, il comitato organizzatore coraggioso e ancora una volta si è dimostrato non all'altezza, ma addirittura ha superato le aspettative. E ho partecipato ad altre competizioni, devo dire che qui il protocollo è stato seguito alla lettera. Durante gli allenamenti, a ogni cambio sulle pedane sono state sanificate appunto i campi di allenamento e il distanziamento. Io credo proprio che tutti partiranno da Pesaro senza pensieri.